Ciao fragoline, nuovo video, questa volta video shopping da Sephora online. Allora, prima di iniziare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così non perdete neanche un solo video in cui io pubblico, un bel like. Ovviamente dovete seguirmi su Instagram e un bel commentino qua sotto. Dopo aver fatto questo, iniziamo e vi faccio vedere i nuovi acquisti, le nuove novità che praticamente ci sono sulla Sephora, sia online che nel negozio. Per cui vi faccio vedere le novità che io praticamente ho acquistato. Questo video dovevo registrarlo da un po', dato che ho avuto problemi perché credo che tutti, come sapete, chi ordina online i pacchi non vi arrivano subito e certe volte vi annullano anche praticamente quello che acquistate, no? O è esaurito l'oggetto oppure, in poche parole, hanno avuto qualche problemino, no? Allora io ho aspettato praticamente 2 settimane per fare il secondo acquisto, in più che mi hanno annullato il secondo acquisto. E dato che il prodotto che io volevo prendere non c'era alla Sephora perché era praticamente esaurito, ho dovuto comprarlo su Amazon. Però quello di Amazon ve lo farò vedere nell'altro video. Vi faccio vedere, ovviamente ci sono 2 scatole qua, questa è quella piccola e poi c'è questa qua, quella grande, che adesso vi faccio vedere ovviamente che cosa ho preso. Per cui smetto di parlare e allora iniziamo da questo. Ripeto, non è tanta roba perché giustamente non è tanta roba. Questo è il sacchettino in cui vi arriveranno. Poi ho già sbirciato. Infatti, il primo ordine che ho fatto, ho inserito i campioncini, però non mi sono accorta che poi, non so perché, è come si sono cancellati dall'ordine. E alla fine i campioncini non ce l'ho in questo primo, diciamo, pacco. Mi è arrivato solo praticamente i buoni, che sono questi. Adesso ovviamente non vi posso far vedere il codice. Comunque questi qua, questi buoni, adesso non so se lo vedete. Comunque questi buoni in cui voi avete il 20% di sconto e dovete acquistare quello che ovviamente c'è scritto su questo libricino qua. Per cui invece di arrivarmi i campioncini, mi è arrivato praticamente questo libretto dove praticamente fai un altro acquisto e hai lo sconto. Non so se lo utilizzerò perché sono tanti e poi hanno anche una scadenza. Vediamo. Massimo, se non utilizzo gli sconti, farò un giveaway, dato che siamo a 1500 iscritti. Per cui grazie mille per far sì che sono arrivata a questa, diciamo, questa cifra, perché non me lo aspettavo. Allora, iniziamo dal primo. Ovviamente le foto le vedete su online, cioè su Instagram. Allora, iniziamo dal correttore. Ah, a posto siamo. Cioè, in senso, mi sono dimenticata del prezzo. Dato che ce l'ho scritto sul telefono e sto registrando, non posso farvi, cioè non posso dirvi quanto l'ho pagato.
Qualcosa mi ricordo e qualcosa no, per cui i prezzi ve li lascio scritti praticamente sotto qua, così almeno vedete, cioè, sapete quanto l'ho pagato, se siete, così di sapere il prezzo. Sto andando in palla. Allora, iniziamo da questo correttore, in poche parole, che adesso vi farò vedere nella schermata. È questo che praticamente è di 3-4 ml. Questo è naturale e un correttore fatto così. Adesso ve lo swatcho e vedete nella schermata che state vedendo la clip. Praticamente ha lo scovolino fatto così. E adesso vediamo se ho azzeccato il colore. Allora, questo è il colore. E se non mi sbaglio, l'ho pagato sui 14 euro, se non mi sbaglio. Comunque, questo è lo swatch che adesso state vedendo. E praticamente dovrei aver azzeccato il mio colore. Da quello che... Fatemi sapere se ho azzeccato il colore, dato che certi sono più esperti di me. Ovviamente io lo uso per le occhiaie, il correttore. Per cui fatemi sapere se ho azzeccato il colore e se è bello. Secondo me sì. Ed è molto bello perché è un, diciamo, un correttore forte. E questo è il primo acquisto, che non è la novità. La novità ve la faccio vedere dopo. Poi ho preso questa matita per le sopracciglia, perché io, dato che adesso sono una che si trucca anche le sopracciglia, a furia di vedere le altre ragazze, allora, giustamente, ho detto perché non provare a truccarmi anch'io. Comunque, questo è la matita delle sopracciglia, è waterproof. Non so se riuscite a leggerlo. E ha lo scovolino fatto così. Mi sembra che ha, ok, anche il pennellino di qua. E proviamo a vedere se anche questo l'ho azzeccato. Allora, ho preso praticamente il colore chiaro che c'era. Praticamente dovrebbe esserci il numero, se c'è. Ok, number brown, lo 02. Adesso non so se si vede, perché... Comunque lo 02 ho preso ed è fatto così il colore. Credo che dovrei averlo azzeccato pure questo. Però questo qua praticamente è il colore che ho scelto, che è lo 02. Ovviamente lo proverò e vediamo se poi sarà quello giusto come colore. Da vedere come applicazione non è male, perché si applica bene. Poi ovviamente lo proverò. Sopra le sopracciglia e vi farò vedere, vi farò sapere. Questo praticamente è la matita per le sopracciglia, cioè almeno io la chiamo così. Invece la novità, che credo che ormai lo sapete tutti, io l'avevo visto tramite una YouTuber in pratica, e dato che l'ho vista lei, ho detto no, devono essere i miei. Cioè, mi sono innamorata appena ho visto queste cose qua, che è la novità uscita praticamente della Sephora. Ok, la novità praticamente sono questi evidenziatori che sono eyeliner. Io l'ho presi tutte e quattro. Praticamente ho preso il grigio, l'azzurro, azzurro blu, il nero e il marrone. Allora, secondo me i colori giusti, i colori che mi stanno bene sono il nero e l'azzurro, e io ne vado pazza di questi due colori. Però, dato che volevo provarli tutti e quattro, la matita delle sopracciglia costava 10 euro, 9 euro, se non mi sbaglio, però il prezzo ve lo lascio qua.
Invece questi qua sono sicura che l'ho pagati 7,50 euro, 7,90 euro più o meno. Comunque quella cifra lì, dai, sui sì, 7 o 8 euro, adesso mi ricordo bene, ma però vi lascio lo stesso prezzo. E sono questi qua. Allora, dalla foto sembravano più grandi, sinceramente, però invece sono piccolini. E non c'è scritto quanto ml è, in poche parole, però io ho preso la 04, la 01, 02 e l'ultimo è la 03. Questi sono i numeri e questi sono i colori. Adesso li swatch insieme e vediamo il colore, eccetera. Iniziamo da questo qua grigio, ovviamente lo scovolino è fatto così come il evidenziatore e credo che l'applicazione, allora il colore mi piace, è molto bello, però devo vedere sui miei occhi se va bene e non è male come colore questo qua grigio, anche la scrivenza secondo me è molto bella. Poi, ovviamente è uguale, vediamo, nero, vabbè, non ci sono parole perché mi piace anche questo. Proviamo l'azzurro. Wow, questo qua è bellissimo. Se io mi trovo bene sia come applicare l'eyeliner che praticamente fa solo una striscina, ad esempio una riga piccolina, però non credo che fa una riga sottile, dato che è abbastanza grande la punta, però sinceramente, allora non so se è waterproof, ma non credo che sarà waterproof. Proviamo questo qua marrone, e anche questo marrone non è male. Cioè, questi sono i colori. Ovviamente così non si vede, però secondo me l'unici che mi piacciono di più è il nero e l'azzurro. Ovviamente lo proverò, vi farò sapere se è facile da applicare, vi farò sapere anche il colore giusto che va bene per gli occhi verdi. E vabbè, questi sono i colori, non sono niente male, sinceramente, sono molto belli. E io direi che come novità non sono male, secondo me sono ottimi e secondo me sono buoni. Se ovviamente mi trovo bene, li comprerò ancora. E questa praticamente era la novità che Sephora ha messo online. Proviamo, cioè vediamo l'altro pacchetto che è questo. Altro sacchetto, questo mi stava cadendo. Questo ora è abbastanza grande. Allora, li metto fuori qui così almeno, perché sennò tutte le volte devo stare lì. Ok, iniziamo dai campioncini. Prima di tutto, campioncini dovrebbero essere questi qua, che adesso vi faccio vedere. Scusate se guardo lo schermo sotto qua, ma c'è il telefono e devo vedere se sta registrando. Ok, questi sono i campioncini che ho scelto io, praticamente. Allora, i campioncini sono questo fondotinta, praticamente. Dice che dura 10 ore, se non sbaglio. Sono due tonalità diverse, uno chiaro e uno scuro, uno 22 e l'altro praticamente è 33 il numero. Adesso vi faccio vedere, praticamente è questo, io ho scelto questo qua, questo è il primo campioncino. 03, in poche parole, è questo qui. Vado veloce, se no sto video dopo dura troppo. Il secondo è questo, e in poche parole, non so perché. Lo dico sempre così, è un non mi ricordo che cos'era, bene,
perché è scritto in francese, non so se lo vedete, ma adesso ve lo farò vedere meglio. È scritto in francese, per cui non mi ricordo se è un profumo. Adesso vi faccio vedere meglio qua, praticamente. È tutto scritto in francese, però questo è un altro campioncino. Non mi ricordo se è un profumo, secondo me è una crema, non mi ricordo neanche. Questa busta qui c'è scritto Narciso, non so perché, però è un altro campioncino. Per cui questa è la busta, adesso vediamo insieme che cosa c'è dentro, perché sinceramente io ovviamente rompo la busta così, perché tanto non credo che serve. Ok, questo dovrebbe essere un profumo, è un profumo di Narciso ed è fatto così. Beh, non è male, praticamente. Allora vediamo. Com'è, se è buono. Allora, il pack è questo. È 8 ml. Vediamo se... come colore. Come odore non è niente male. È un po', diciamo, forte per i miei gusti. Però non è niente male come profumo. Ok, passiamo invece agli acquisti. Passiamo agli acquisti. Allora, la novità che è uscita sono questi illuminanti. Non mi veniva neanche la parola. Io all'inizio pensavo che erano più grandi, dato nella foto. Invece poi mi è arrivata questa scatoletta, ho detto, ma scusa, ma sono piccoli, non sono grandi. Allora, questi costano 15 euro, ma in promozione 7, per cui io ho pagato 7 euro questi qua in promozione. Questo è il pack, praticamente, cioè il pack, la scatoletta, dietro ci sono le tre tonalità e ovviamente ti fa vedere, c'è il bronze, rose gold, pearl, praticamente questi qua, che adesso vi faccio vedere, li apriamo insieme perché dalla foto sembravano... molto belli, dato che l'ho visti da una ragazza, ho detto perché non prenderli anch'io. Allora, sono questi tre che state vedendo, in poche parole. Adesso li sbocciamo insieme e sono fatti così. Non è niente male, solo che sono un po' piccolini e dovrebbero essere, se c'è scritto, no, non c'è neanche scritto come sono. Vabbè, iniziamo dal primo. Iniziamo da questo, vediamo. Ah, ok, è tipo a pompetta, non so se riuscite a vedere, ma è a pompetta. Ma vedi che non esce, appunto. Vediamo se riesco a farlo uscire. Ok, sì, è a pompettina. Ah, oh mamma, adesso mi sto conciando. Wow. Direi che è un bellissimo illuminante e direi che mi ha conciato. Ne ho messo un po' troppo. Comunque, questo è l'illuminante e sì, ne ho messo troppo. Cioè, mi è caduto praticamente. Non so se si vede dalla telecamera, ma questo direi di sì, perché cioè, è molto bello. Perché questo è il primo. Proviamo con questo. Scusa, vediamo se non riesco. Se... Perché dato che sono nuovi, faccio prima a fare così. Questo è il secondo illuminante e questo è praticamente il terzo illuminante. Spero che si vede dalla telecamera. Mi sto praticamente sporcando. Però vi assicuro che si vede, cioè sono bellissimi, sono dei colori stupendi. Io spero che si vedono. Vediamo se riesco a farveli vedere così. No, non riesco a farveli vedere. Comunque, cioè, vi assicuro che sono degli illuminanti bellissimi e si vede, sinceramente. Ovviamente
sono questi due, gli ultimi due che ho provato. Non sono male. Però non so se riuscite a vedere, dato che piove e la luce fa cagare, in poche parole per farvi capire, non so se si vedono bene i colori, ma vi assicuro che ho tutte le mani sporche. Comunque, illuminanti molto belli, secondo me hanno questa pompettina qui che è comoda, ma di sicuro uscirà troppo prodotto, secondo me. Passiamo a questo, che non mi ricordo se questa era la novità, in poche parole. Però questo è praticamente la maschera che devi mettere in faccia. Io l'ho presa all'anguria, l'ho applicata sulla faccia e praticamente dovete aspettare 5 minuti. Ovviamente il pack è fatto così per farvi capire. Questo, adesso vediamo se riesco a trovare quanto ml è. Sono 25 grammi. Io l'ho preso all'anguria, infatti si sente dall'odore ed è molto buono. Proviamolo qui. Infatti, questo praticamente è il colore. Ovviamente questa è la maschera. E non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma vi metterò praticamente il prezzo vicino. E vi farò sapere anche questa. Questa qua dura 5 minuti sulla faccia e dal colore sembra anche bello. Anche se ovviamente non è che devo vedere il colore, ma devo vedere se mi trovo bene con questo prodotto oppure no. Poi passiamo a questo. Dato che dovevi spendere 40 euro per far sì che la spedizione risultava gratis, se non mi sbaglio, allora ho speso più o meno. Allora, il totale ve lo metterò nel titolo. Comunque ho preso questo qua, che è un gel per mani, questo di 30 ml, e se non mi sbaglio sa di menta. Allora, il pack è fatto così. L'odore è molto buono, sinceramente, e comunque è fatto così. Questo l'ho pagato 3 euro, se non mi sbaglio. Questo invece è il pack dell'anguria. Come odore non è male anche questo qua. Si sente praticamente l'anguria. Comunque sono 3 euro l'uno. Poi passiamo a questo, che è una maschera, ovviamente. Anche questa la applicate sulla faccia e aspettate 10 minuti. Vediamo. Questo è buonissimo. Mamma. Allora, il colore è così. E praticamente sa di menta. Allora mi sbaglio con l'altro prodotto. Questo qua sa di menta e è buonissimo dall'odore. Vi farò sapere anche questo qua come mi sono trovata. Poi andiamo veloce perché non so quanto dura questo video. Poi ho preso queste tre, che praticamente due la pagavi e uno invece doveva essere gratis, se non mi sbaglio. Io ne ho presi tre. La maschera per i piedi. Non l'ho mai provati. E questa volta l'ho preso per provare. Praticamente sono queste due maschere, cioè queste tre maschere per i piedi. Dietro ci sono le istruzioni per farti vedere come ovviamente si applicano. Tu li indossi, li metti nei piedi e se non sbaglio c'è una durata, non so se è 5 minuti per far sì che tu aspetti. E poi vedrai il risultato. Comunque sono queste tre e se non mi sbaglio anche queste o 2 euro o 3 euro, se non mi sbaglio. Comunque sono questi qua. L'ultimo acquisto è
Allora, che cos'è sta roba? A me non sembra. Non lo so questo che cos'è. Io l'ho acquistato. Questo costava, se non mi sbaglio, 3 euro, se non mi sbaglio. Praticamente da quello che... Ma perché mettono le cose in francese, in inglese? Non ho capito io. Comunque, qui c'è scritto che sono 12... adesso non mi viene in mente il nome, però si staccano queste cosine qua rotonde, le attacchi sui brufoli e aspetti, se non sbaglio, 8 ore. E poi li rimuovi. Cioè, praticamente applichi queste cose. Che vedete, adesso vi faccio vedere. Cioè, applichi queste cose qua sulla faccina, sui punti, i brufoli, non so, e dovete aspettare 8 ore. Bene, questa cosa non lo sapevo. Ho letto male di sicuro e diciamo che niente. Sono 12 comunque, credo che si stacca da qua e ce ne sono dentro 12. Adesso non so se riuscite a vedere bene, comunque questi. Fatemi sapere se voi li avete provati e se funzionano. Io ho provato a vedere perché mi ispirava sul sito, però adesso che mi sono arrivati da questo tipo cartone, cartoncino, sinceramente non mi ispirano. Però fatemelo sapere se li avete provati e come ovviamente si usano. Non so, spero che questo video non è durato l'eternità, perché mi segna 35 minuti di video. Ma so che devo tagliare tantissimi pezzi perché ho fatto un casino, un macello, poi non vi dico le mie mani come sono conciate. E niente, queste sono state le novità, qualche novità che ho preso, i miei acquisti e ovviamente il totale dovrebbe essere sui 90-100 euro. Adesso non mi ricordo bene, ma vi metterò anche il prezzo totale di quanto ho speso. Vi ricordo di iscrivervi di nuovo al canale, di attivare la campanellina per far sì che vi arrivano le notifiche ogni volta che io pubblico il video, cioè i video, e seguitemi su Instagram, lì metterò tutte le foto che ovviamente qua su YouTube non metto e in più vi faccio vedere quello che faccio ogni tanto. Poi scrivetemi un commentino qua sotto se voi avete provato queste cose qua, come vi siete trovati, eccetera. Non mi dilungo perché ho paura che questo video è durato fin troppo. Per cui niente, chiudo qua, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando un bel like a questo video se vi è piaciuto, perché se per caso vi piacciono i video shopping ne farò altri, però credo più avanti, ma le farò. Niente, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie della compagnia, grazie che siete arrivati fino a qua e veramente chiudo che forse è meglio. Ciao e al prossimo video.